Adesso basta, adesso basta, adesso basta. Non è tollerabile che con uno spirito nazista che vuole impedire la libertà d'opinione ci sia un personaggio, uno pseudo europarlamentare, votato soltanto grazie alla forza idiota di Grillo che dice: chi da domani inviterà ancora Sgarbi in TV dopo le sue parole contro Gratteri? Non osare! Giarrizzo, Giarrosso, Giannullo, non osare! Io non sono contro Gratteri, sono dalla parte di Tortora, sono dalla parte delle vittime. E sono anche abbastanza disturbato dal fatto che gente come Cecchi Paone, come questo, come si chiama, questo Giarrizzo, continuino a dire chi invita in televisione, come dire che è giusto che io taccia soltanto perché non dico il pensiero unico che voi dite ogni giorno. Noi siamo dalla parte di Gratteri. Che vuol dire stare dalla parte di Gratteri? Cosa vuol dire? Che Gratteri è infallibile? Che Gratteri è il bene contro il male? Cosa vuol dire questa teoria per cui chi critica Gratteri, chi osa parlare, sta con la mafia? Non permetterti, Giarrullo, Giarrillo, Giannullo, non permetterti. E studia. Io sto con Tortora. Non sto contro Gratteri, sto con Tortora. Sto con le vittime. I blitz sono come quelli che facevano i nazisti contro gli ebrei. Questo sono catturare 300 persone, dando per scontato che sono colpevoli. No! E questo non è quello che è accaduto soltanto adesso, con una retata, un blitz, che tu difendi, ignorante. Questo è una storia che c'è già stata e che va detta proprio nel nome di Tortora, che tu hai dimenticato, svergognato. Allora, visto che chi sta con Gratteri sta dalla parte giusta, gli altri stanno dalla parte della mafia, leggiamo quello che è capitato non molto tempo fa, ma quando, per l'appunto, Gratteri ha catturato con un blitz, come hanno fatto i nazisti con gli ebrei, 126 soggetti arrestati. Ebbene, sappi, inutile, ignorante, sappi che la Corte d'Appello confermò le condanne solo per 8 imputati. 125 come poveri ebrei, umiliati e chiamati mafiosi, e soltanto 8, 8 riconosciuti degni di quell'azione. Allora, non è che abbiamo dimenticato gli innocenti, non è che abbiamo dimenticato gli indifesi in nome del blitz, ma non basta, perché io non contrappongo i supposti colpevoli, né devo difenderli. Sono certo che fai 350, 60, 40 del blitz usando 3.000 carabinieri, più della metà saranno innocenti. E difendo quei Tortora che essi sono, caro Grattini, Grattulli e tu come ti chiami, Giarruzzo, Giannulla. Ecco quello che viene fuori adesso, che è la rivelazione di un metodo intollerabile, intollerabile, che un magistrato, non un mafioso, un magistrato che si chiama Otello Lupacchini, dice che nelle azioni del signor Gratteri c'è il numero più alto di ingiuste detenzioni, il più alto d'Italia, con 158 persone come ebrei che hanno subito un'ingiusta carcerazione. Un dato superiore a quello di Roma e di Napoli. E ancora, per quanto concerne l'arresto di 334 persone, di cui sicuramente molti innocenti, un blitz come quello dei nazisti contro gli ebrei. Questa è la verità. Perché quando un solo innocente è arrestato, è umiliata l'intera umanità. Quando un solo innocente è messo in galera, è umiliata l'umanità.
Non lo capisci, come ti chiami, Giarrulli, Giarrulli, ma senti quello che dice un magistrato, degno almeno quanto il tuo Gratteri. Gratteri che io conosco anch'io, che non ho attaccato, ho detto siamo attenti, non ripetiamo quello che abbiamo fatto con Tortora soltanto per fare notizia sui giornali, con i blitz. Ebbene, per quanto concerne, sebbene possa sembrare paradossale, dice Otello Lupacchini, che è alla Procura Generale, procuratore generale di Catanzaro, collega di Gratteri, che dovrebbe conoscere quello che fa il suo simile Gratteri, non so nulla di più di quanto pubblicato dalla stampa, in quanto c'è la buona abitudine da parte della Procura Distrettuale di Catanzaro di saltare tutte le regole, saltare le regole, caro Giarrulli, saltare le regole contro la Costituzione, contro la legge, saltare le regole. Questo è il tuo Gratteri, Grattulli, quello che ti piace tanto. Di coordinamento e collegamento con la Procura Generale. Non siamo, dice Otello Lupacchini, procuratore generale, assolutamente portati a conoscenza prima della vicenda. Ma non ti interessava saperne nulla. Non ne siamo stati portati a conoscenza dopo. I nomi degli arrestati e le ragioni degli arresti, in sintesi estrema, li abbiamo conosciuti soltanto a seguito della pubblicazione della stampa. In quanto c'è la buona abitudine da parte della Procura Distrettuale di Catanzaro di saltare tutte le regole, saltare le regole, caro Giarrulli, saltare le regole contro la Costituzione, contro la legge, saltare le regole. Questo è il tuo Gratteri, Grattulli, quello che ti piace tanto. Di coordinamento e collegamento con la Procura Generale. Non siamo, dice Otello Lupacchini, procuratore generale, assolutamente portati a conoscenza prima della vicenda. Ma non ti interessava saperne nulla. Non ne siamo stati portati a conoscenza dopo. I nomi degli arrestati e le ragioni degli arresti, in sintesi estrema, li abbiamo conosciuti soltanto a seguito della pubblicazione della stampa, che è molto più importante della Procura Generale. Da contattare e informare. Questa è la tragica verità. Soltanto per la stampa, per umiliare persone forse innocenti. Io sto dalla parte di Tortora. Vergogna, vergogna. E non voglio attaccare Gratteri, attacco te, lurido, lurido, pseudo-nazista, pseudo-parlamentare, pseudo-europarlamentare, ignorante, ignorante. Lupacchini, procuratore generale, indica che la più alta quantità di ingiuste detenzioni viene dalla Procura Distrettuale di Gratteri. Pensaci, ignorante, e pensa se fossi tu arrestato innocente, o tuo padre, o tua madre, ignorante.